La Campania è la terza regione in Italia per intensità marittima, quindi per settore economico generale dello shipping, ma è la prima in Italia nel settore della flotta. È un dato molto importante se noi lo paragoniamo al settimo posto che la Campania occupa nel PIL nazionale come regione, però al primo posto per quanto riguarda il discorso dello shipping. Dal 27 giugno al 2 luglio 2016 torna a Napoli per la seconda edizione la Naples Shipping Week, una settimana di eventi, conferenze e incontri dedicati allo shipping, alla logistica e all'innovazione tecnologica in campo marittimo. Solo l'anno scorso la manifestazione, gemellata con Genova, ha portato in città oltre 3.000 ospiti di 50 nazioni, coinvolti in una quarantina di eventi organizzati tra la stazione marittima, l'acquario, il porto, il Maschio Angioino, l'Università Partenope, lo Yacht Club Savoia e il Castel dell'Ovo. I primi due giorni sono dedicati proprio alla cultura e al mare, con iniziative fatte con varie associazioni e anche istituzioni. Il mercoledì è un po' lo spartiacque, con le università e con i centri di ricerca approfondiamo tematiche importanti del mare e dei porti. Il giovedì e il venerdì è il business. Un evento di profilo sempre più internazionale che raduna i principali referenti dell'economia marittima napoletana e delle istituzioni locali per rilanciare il commercio del nostro mare. È un evento eccezionale, nel senso che per una settimana noi saremo la capitale mondiale dello shipping. Devo dire, in un'alternanza fra Genova e Napoli, Napoli recupera per il secondo anno un appuntamento che vedrà migliaia di operatori e vedrà fare il punto sulle parti più importanti inerenti alla navigazione intesa in senso lato, dagli uomini ai mezzi, alle merci e al contesto ambientale. Ci auguriamo che rapidamente Napoli sia messa nelle condizioni di avere una guida dell'autorità portuale stabile e non un eterno commissariamento. Ormai stiamo superando il 33esimo mese e nello stesso tempo l'avvio delle opere di manutenzione del porto ci consente di avere un porto a dimensione internazionale più di quello che abbiamo oggi.